Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto vi devo ringraziare per le risposte che avete dato al sondaggio. Mi ha fatto veramente piacere che voi abbiate capito la mia ironia e siate stati molto ironici anche voi. Voi siete i follower più incredibili che possano esistere al mondo. Mi fa veramente tanto tanto piacere e sono felicissima. Però volevo in questo video rispondere ad alcune domande che mi sono state poste. Innanzitutto non è assolutamente mia intenzione cambiare dentista. Prima di tutto perché io penso che la mia dentista sia la migliore di tutta la provincia. In secondo luogo, cambiare dentista significherebbe ricominciare tutta la cura da capo e questo lo voglio assolutamente evitare. E poi, per quanto riguarda i tempi d'attesa e alcune cose che magari io sono stata forse poco chiara, non mi sono spiegata bene, per quanto riguarda gli incisivi frontali o il morso, non è che la mia dentista non me lo voglia fare, solo che non me lo fa in questo momento perché comunque ci sono altre priorità. Perché prima di sistemarmi quello mi deve sistemare ancora questa parte di denti, ovviamente, e di conseguenza non mi può fare questo, non me lo vuole fare. Avevo detto proprio così: non me lo vuole fare, faccio un motivo, non me lo vuole fare per questo motivo qua. Perché altrimenti, insomma, si creano degli spostamenti che non devono essere fatti, ci sarebbero altri problemi, eccetera. Poi, per quanto riguarda la tempistica, ovviamente le tempistiche, i dentisti possono dare una tempistica indicativa, ma non possono sapere quale sarà esattamente la durata del trattamento. Infatti, lei mi aveva detto 2 anni/2 anni e mezzo, è solo che si sta prolungando perché i miei denti si stanno spostando. Inizialmente si stavano spostando velocemente, però poi a volte tornano indietro e quindi di conseguenza i tempi si allungano. Ecco perché la mia frustrazione, perché io comunque speravo di poter fare tutto velocemente, di poter finire tutto in 2 anni e mezzo, invece i tempi si stanno allungando e quindi era questa la mia sofferenza, il fatto che comunque creassi questi problemi. Poi ragazzi, anch'io sono umana, ho dei momenti sì, dei momenti no, dei momenti in cui vado in crisi e mi sembra che il mondo mi crolli addosso, e dei momenti in cui invece sono felicissima, positiva e vado avanti per la mia strada. Ecco, volevo solamente dare questi piccoli chiarimenti per evitare dei fraintendimenti. Io non penso assolutamente che la mia dentista mi stia prendendo in giro, anzi, se ho scelto lei proprio perché è una persona di cui mi fido ciecamente. È molto stile nel suo lavoro, è molto precisa e so che tutto quello che fa lo studia nei minimi dettagli, ma purtroppo non si può avere tutto e subito, quindi era impossibile avere un trattamento di un anno per sistemare quello che avevo visto io. Infatti lei si era tenuta larga, però ci è voluto ancora più tempo, quindi è solo questo l'intoppo. Ma non dipende assolutamente da lei, non è che è lei che sta allungando i tempi, sono i miei denti che purtroppo finché non si fissano, non si stabilizzano, non possono essere sollecitati ulteriormente e quindi è tutto qua il fatto del tempo in più. Poi ovviamente certo che io mi abbatto quando vedo che comunque mi dite sono ancora così, ma non, cioè, non ce l'ho con la dentista, non penso assolutamente che lei stia facendo un pessimo lavoro, anzi lei ha fatto un ottimo lavoro, tutto quello che ha fatto nella mia bocca è stato un ottimo lavoro, lei è molto precisa e molto scrupolosa, quindi io sono veramente felice di questo. Ripeto, non la cambierei per nessun altro dentista al mondo e quindi continuerò ovviamente con lei. Sono contenta di tutti i pareri che mi avete mandato, io volevo sentire solo un parere che solitamente sono gli amici e i familiari. Tu cosa ne pensi? Cosa faresti al mio posto? Interrompo il trattamento? Continuo? Cosa faccio? Perché comunque sto andando avanti per le lunghe, non so quanto tempo devo tenere, mi sto stufando, eccetera. Però anche voi siete stati così carini, tutti mi avete detto continuo il trattamento, quindi sì, ovviamente continuo il trattamento, non mi arrenderò, anche perché ormai si può dire che abbiamo quasi finito, i passi che sono stati passi da gigante, quindi sarebbe effettivamente un po' sciocco interrompere il trattamento e levare l'apparecchio proprio adesso che siamo praticamente alla fine. Quindi io vi ringrazio tantissimo, questo video durerà veramente poco perché volevo solo dare questi chiarimenti importantissimi per me. E vi volevo ringraziare ancora tutti quanti per tutto l'affetto che mi dimostrate, siete veramente fantastici. Grazie mille, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!